Che bella questa T4, tutta. Guardi questo qua. Cos'è? Una GTO? Questo è GTO. GTO, ma un piccolo con l'affare. Ma con tutto il telaietto così. Sono amici, eh? Sono amici, sono solo diventati vecchi. Lei deve tornare alla Ferrari, se no questa non si risolleva più, eh? Boxer. Boxer, no? Scatola elettrica. Che anno era quello lì esatto? Beh, lui lo creò il primo prototipo nell'84 e poi lo omologammo con una fatica. Allora, noi nello stesso momento abbiamo fatto una macchina tutta in plastica. Abbiamo fatto. Era in plastica. Era tutta in resina. Resina che l'ha poi cooptata la Fiat e l'ha fatta sparire. Eh beh, certo. Certo. Era un piccolo minivan. Ma comunque adesso lei mi dica, che mi faccia delle domande. Io cosa non volevo appunto avere anche una sua testimonianza su questa cosa che spariscono, che invece sarebbero a mio parere modesto utili soprattutto per la mobilità, per la mobilità. Io continuo a fare una cosa, ma adesso ho bisogno di soldi, adesso vi spiego. Sì, ma io sì. Mi sono interessato un po' di Pasquini a suo tempo, perché io ho fatto in totale nella mia vita, a parte cose sulle corse eccetera, Formula 1, roba del genere, ho fatto anche 3 macchine elettriche. Una di queste è stata costruita nella vicinanza dell'Appennino toscano, laddove nascevano anche i treni ad alta velocità, le carrozzerie. C'erano degli uomini molto in gamba e noi studiammo questo minivan, era proprio un minivan, 10 posti in totale, compreso il guidatore e chi era di fianco, batterie al piombo, allora non c'era altro modo, che venivano cambiate in 35 secondi perché era un carrello che veniva preso e tolto. E io avevo guardato quello del boxer e avevo detto, ma questi hanno fatto una cosa stupenda. E speravo che, infatti l'avete omologata, mi sembra, quella macchina lì. Voi amici di Pasquini, però. Insieme a Paolo. Avete tirato fuori un po' di soldi. Ma è la cosa che mi è rimasta molto simpatica. Ne parlai con dei bolognesi che mi hanno detto, io mia moglie è bolognese, allora che mi dissero, sì, si vede girare per la città, dopo che era stata omologata. Non so che cosa abbia fatto. So però anche, e questo me l'ha detto Romolo, e io l'avevo vista la macchina da corsa, che era un altro scatolone basso da corsa, ovviamente, che si comportava anche abbastanza bene, da quello che ho saputo. E la guidava lei? Sì. Ecco, la guidava lei, o Pavone era il guidatore, il Formula One driver. Sì. Comunque, io non so poi dopo che fine ha fatto. Mentre invece noi abbiamo fatto questo minivan, e io l'ho fatto provare anche, perché l'aveva fatto fare un bolognese di cui non dico il nome, che era collegato alla Lamborghini, e io questo l'ho fatto nascere in Lamborghini Engineering, questo minivan. E si parla di che anni? Io parlo degli anni, diciamo fine anni 80, 88, 90, 92. Perché erano delle cose che non nascevano rapidamente nella prima parte. Mi sono occupato, ho fatto nascere la Lamborghini Engineering, non piccola. Poi dopo lì abbiamo progettato di tutto. Tra le altre cose abbiamo progettato anche questo, e per progettare questo gli americani ci avevano permesso, per isolarci dalle altre cose, l'affitto di una specie di grosso appartamento a Modena, dove potevamo lavorare solo per questa cosa, assieme a un ingegnere, che era abbastanza avanti, io eccetera. E questo minivan, come dicevo, aveva 10 posti. La cosa principale è che era un pianale in resina dove ci venivano attaccati dietro una sale per le sospensioni. C'erano delle cose di gomma dentro il pianale e veniva attaccato la sale posteriore, e davanti c'era
un piccolo telaio in tubi saldato dove c'era il motore, piuttosto un bel motore, fatto da quelli di Genova. Ah, era a corrente continua? Era un motore a corrente, aveva un speciale sistema di trasformazione che lo rendeva, era a corrente alternata, però le batterie fornivano l'energia. E faceva 90 km all'ora come massimo e si faceva quasi 200 km. Devo dire che c'era un pacco di batterie di tutto rispetto, ma questo minivan era nato in un periodo molto particolare, dove l'Enel ha un centro di ricerca a Milano, il CESI, allora, dove inventano tutte le cose più pazze. Noi siamo entrati in questa cosa con delle sovvenzioni, soldi, sono sempre quelli che contano purtroppo, perché facevamo parte di un programma. Lei sa che noi paghiamo l'energia elettrica a chi ci sta vicino, che lo fa con le centrali atomiche magari, al prezzo massimo, quello giornaliero. Allora lei pensava, durante la notte, dove non si usava tutta questa energia che pagavamo, di acquisirla in certi depositi ottenuti con le batterie al piombo, e nello stesso momento ci potevano essere dei veicoli con le batterie al piombo che utilizzavano questa energia notturna per caricarsi. Era una cosa molto bella, poi come sempre in Italia tutto sfascia, tutto va a carte 48. Noi comunque finimmo la macchina, ne facemmo mi sembra due, piuttosto belli. Lei ha presente un minivan? Non l'ho visto, l'ho visto. L'ha visto? L'ho visto. Perché era stata fatta da un bolognese. Ma infatti, perché con Paolo ne parlavamo, vedi che anche Forghieri si mette allora. E quella macchina lì, a un certo momento, io seppi che era stata data da questo signore di Bologna al comune di Torino, il quale comune di Torino ne dettero 10 di macchina. Non so cosa spesero, perché io feci il progetto con la macchina, poi non me ne interessai più, anche perché poi dopo poco io me ne andai dall'engineering, andai vicino a Modena. A Loran? No. Sono andato prima alla Bugatti. Ah, prima alla Bugatti. Dove ho messo a posto la macchina, che poi è stata comprata da uno di Monte Carlo, che ce l'ha ancora, ce l'ha ancora due o tre, credo. E si serve dei vecchi ragazzi della Bugatti per mantenerla in vita. Poi io, siccome la gestione manageriale della Bugatti non mi piaceva, perché la gente è un po' particolare, non faccio nomi, comunque se la gente vuol trovare i nomi li trova, io detti le dimissioni, me ne andai e volevo andare a essere un uomo libero, non lavorare più. Però invece avevo un rapporto con un signore che si chiama Sergio Lulli, che è morto adesso, il quale mi disse: ma no, tu devi continuare, stai con noi. Allora io aiutai a fare nascere l'Oral Engineering, dove abbiamo fatto il motore della BMW, abbiamo fatto anche i motori della BMW per le GP, abbiamo fatto un mare di cose, abbiamo messo a punto i motori della Lamborghini per gli offshore, abbiamo introdotto negli offshore le prese dinamiche d'aria che non le avevano, perché avevamo un amico che era stato un direttore della Lamborghini, che poi era andato giù nei paesi arabi a seguire questa cosa, quindi c'era un certo rapporto. Comunque io sono andato avanti con l'Oral Engineering fino alla fine dell'anno scorso praticamente. Adesso non mi trovo proprio molto d'accordo su certe cose, perché Sergio Lulli è morto, le cose cambiano, quindi lei sa che le cose non sono sempre le stesse purtroppo. E poi io vengo da un altro mondo, quindi sono un po' anche, magari pretendere che la gente capisca certe cose è un'illusione secondo me. Comunque io avevo guardato questo box e me l'ero impresso nella testa, era simpatico. Poi da usare in città, la velocità che si fa in città, la forma aerodinamica non è che sono più ideale, anche se noi avevamo cercato di fare una macchina che era molto aerodinamica, perché anche quel po' che puoi guadagnare con l'aerodinamica serve per fare qualche chilometro in più, e noi avevamo
un minivan da 10 persone, quindi era importante. Ma devo dire una cosa, che guardato col senno di poi, non era, devo fare i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato, i toscani che ci hanno fatto il modello della carrozzeria, il pianale, perché il pianale era una cosa in plastica, un materasso alto circa 12 cm, schiumato con delle cellule chiuse, quindi aveva anche un aspetto. Io in quel momento stavo mettendo a punto i crash test per le macchine di serie, andavo a Parigi, eccetera. Quel minivan lì poteva avere il passaggio per i crash test, ne avevamo tenuto conto. Poi era semplicissimo da montare, perché il telaietto col motore e un cambio a due marce, vedrei e avanti. Ecco. Due marce e il motore, molto bello che l'aveva fatto quelli di Genova, una cosa famosa. E non so come erano stati così simpatici a farci questo motore, comunque probabilmente l'avevano già. Dietro c'erano praticamente, davanti se ricordo bene c'erano due tamponi di gomma e dietro altri due tamponi a cui si attaccava la roba, in modo che non si trasmettevano le vibrazioni, non si sentiva, era molto silenzioso. Il problema che avevamo era quello che avremmo dovuto trovare in modo per avvertire la gente, e c'era una specie di, non era un clacson, era una specie di campana che secondo noi che faceva din don din don din don, perché si sarebbero dovuti abituare la gente. Ancora oggi la cultura della macchina elettrica non c'è. Devo dire che la BMW sta arrivando, con una macchina un po' costosa, ma devo dire che è veramente eccezionale. Non vorrei che mi arrivassero dei soldi perché parlo bene della BMW, ho tanto lavorato per loro che quindi non ci sono problemi. Ma vi chiedo, lei che viene dai motori ciclo 8, come mai Ferrari è qui a 3 km? Ah, infatti, cioè io so, non dico di sapere tutto, però casa di famiglia. La seguo dagli anni 60, quotidianamente. Non parliamo degli anni, se no che andiamo. Ma come mai che a lei è venuto in mente di fare un'auto elettrica? Perché io ritengo che sia il futuro del mondo. Devo dire una cosa, noi adesso parliamo di una macchina elettrica, però a Bologna c'era un piccolo gruppo che aveva fatto, aveva trovato il sistema di generare idrogeno con le celle al combustibile. Era molto moderno, avevano trovato dei sistemi per cui le celle al combustibile si potevano anche riparare, cambiando gli strati. Poi è stato comprato dai giapponesi e non c'è più. Ah, forse magari è ancora dove era prima, ma è gestito da dei giapponesi, i quali hanno utilizzato questo brevetto. E i giapponesi sono molto avanti nella questione delle macchine elettriche. Le dico che per esempio in California ci sono delle flotte di macchine elettriche che vanno piuttosto bene. Però secondo me il problema delle macchine elettriche, oppure le macchine a idrogeno, perché con l'idrogeno lei sa si faceva poi l'elettricità, o con le pile avanzate o con le celle a combustibile. Le celle a combustibile purtroppo sono ancora da arrivare, anche se i giapponesi le usano e certa altra gente le sta usando, perché il problema è il rifornimento di idrogeno. Per esempio in Italia tu non puoi usare delle bombole avanzate ad altissima pressione, perché c'è una legge, e del resto i politici italiani sono quello che sono, quindi non hanno la cultura, secondo me, per capire certe cose. In America si possono già usare delle bombole anche ad alta pressione, anche in Germania. Ho visto delle bombole in fibra di carbonio che tengono... Sì, che tengono 600-700 bar, allora carichi molto idrogeno, se no se tu hai solo 200 bar, 120, cosa fai? Fai ridere. Cioè, quindi le celle al combustibile hanno anche un altro problema, costano probabilmente molto di più di quanto non possono costare le batterie avanzate, che sono avanzate grazie alla NASA, grazie ai viaggi spaziali. Le batterie sono un po' simili a quelle che abbiamo nei telefonini, ma sono un'altra cosa, quelle che usano per la trazione, e sono molto costose. Però rispetto alle celle combustibili non costano niente. Tant'è vero che la BMW ha messo una macchina, ha fatto una macchina, ma anche altre
c'è quella che va molto forte in America, la Tesla. La Tesla che la vendono a 120.000 euro. L'ho provata. Io non l'ho avuto la fortuna di provarla, mi hanno detto che va. E poi le devo dire una cosa, che ne stanno vendendo tante, perché è anche un fiore all'occhiello. Uno si presenta con questa macchina, insomma, e dice: guarda, la mia macchina elettrica va più forte della tua, eccetera, eccetera. I VIP, soprattutto in California, tutti la vogliono. Tutti quelli che possono la comprano. Ovviamente la gente che spende 120.000 euro non è proprio fitta dappertutto, voglio dire, in certe parti del mondo c'è. Però devo dire, io sono un testone, e adesso, come dico, sono ancora socio dell'Oral Engineering, però non lavoro più là, a meno che non abbiano bisogno di me. Ma io mi sto interessando, siccome avevo disegnato un'altra vettura elettrica nel 2004, ho disegnato un piccolo, come si dice, più che una macchina che era prevista, è una specie di pick-up, di piccolo pick-up, perché secondo me una macchina elettrica deve avere al massimo due passeggeri. Poi il pick-up lei sa anche di moda, c'è la gente che si compra il pick-up, non se ne fanno niente, ma c'hanno il pick-up. Ora, questo pick-up, oltre che servire per trasportare due persone, oppure fare dei servizi di trasporto, io sono del parere che le città italiane, se fossero intelligenti, tutti in un colpo, imporrebbero chi fa i servizi di finire alle 7:30, ecco, usando macchine elettriche o macchine a combustibile, secondo i soldi che ci sono, in modo da servire la carne, il pane, tutte quelle cose che servono per sopravvivere una città. Dovrebbe essere così. Ho fatto questo pick-up sfruttando una realtà che è vicino a Modena, tra Modena e Padova, e Mantova, chiedo scusa, dove c'è un signore che è in grado di produrre dei telai tutti in alluminio che hanno già fatto i crash test. Questa macchina che io ho fatto assieme degli altri ingegneri e degli altri investitori, c'è, gira, adesso stiamo vedendo di renderla più economica, facendo che cosa? Utilizzando sempre carrozzeria e telaio tutti in alluminio, per un motivo che dopo le dirò, e quindi utilizzando una linea di produzione che esiste già, che era una linea di produzione che serviva per fare quelle macchine che si guidano senza patente, quindi una macchina semplice, però questa macchina allora l'abbiamo fatto con le batterie Zebra, perché non c'erano le batterie moderne, quelle di adesso, però con i motori nelle ruote, aveva due motori nelle ruote dietro, perché così era di una semplicità stratosferica, pesava con due persone. E quando dico due persone intendo dire due standard modelli di circa 70 kg, due persone a bordo più 20 kg di bagaglio, batteria compresa, la macchina pesava 600 kg. Buono. La velocità massima, volendola fare, era di 90-95 km all'ora, però era tarata a 50 km all'ora elettronicamente. Uno poteva anche togliere, però con 50 km all'ora la macchina faceva più di 100 chilometri, e lei sa che per fare 100 chilometri in un giorno in una città bisogna essere come minimo un Vettel, se ci si riesce. Quindi il nostro concetto era quello. Poi c'era la questione di gestirla per via elettronica, nel senso che la si sarebbe dovuta poter prendere con una carta di credito, mettere dentro in certi parcheggi cittadini. Ed in più avevamo previsto che le batterie sarebbero state cambiate in pochi secondi, e bastava avere in ogni città due depositi di batterie dove uno faceva il servizio. Alla fine del mese il comune ti mandava la bolletta, tipo quella dell'energia elettrica. Questo era il nostro concetto. Purtroppo a un certo momento sono incominciati i problemi di carattere economico, tutti quelli che erano investitori sono spariti. Io, quando ho smesso di lavorare, però, ho comprato quella macchina lì, me l'hanno data a un prezzo veramente basso, non se ne facevano niente, e io adesso con un signore che costruisce i motori, un italiano, che costruisce i motori in Cina per via dei costi, stiamo cercando di arrivare a fare questa macchina
che possa circolare con quei dati che grosso modo vi ho dato e produrla, diciamo 1.000 esemplari, perché per fare i costi bisogna fare un numero. Abbiamo detto 1.000 esemplari dovrebbero costare meno di 10.000, per adesso siamo sui 9.000 euro, senza le batterie, perché le batterie secondo me devono essere affittate. Per un motivo semplice, quando lei prende una macchina a benzina o a gasolio, gliela danno in mano che c'è un litro dentro, o sbaglio, lei va fuori e fa il pieno. Poi gira e ogni volta rifà il pieno. La questione delle batterie deve essere la stessa cosa nella città, perché per me queste macchine per adesso dovrebbero essere, a mio avviso, per costare poco, solamente utilizzabili per la città. Città nel senso non solo centro storico, ma la città nella sua globalità. Perché allora i 140-150 km all'ora che con le batterie moderne si possono fare diventano esuberanti, di modo che tu, utilizzando anche un mile extender, come adesso traduco, un mile extender vuol dire un piccolo motorino che non inquini e che ti carica le batterie a un certo momento, in modo che tu sai, è un po' la riserva, cioè tu quando arrivi a quel momento che per via elettronica questo motorino si avvia, sai che puoi fare. E come ha fatto il BMW. Come ha fatto il BMW. Come farà. Però vedi, quello che io sono rimasto male è che tutte queste idee che sono venute avanti nel 2004-2009 non sono più nostre. Cioè, però la macchina c'è, gira in Veneto con questo signore che si sta occupando di fare in modo che la macchina diventi quel costo che abbiamo detto, perché secondo me per rompere e aprire quella barriera di cultura che è necessario rompere, non dobbiamo fare i conti solo con quelli che hanno i soldi, perché se no non facciamo cultura elettrica, di macchina senti carne, diciamo così. Perché a me piacerebbero che arrivassero anche gli altri, oltre che le batterie, però ci vorranno ancora degli anni, costano troppo per adesso. Ora, ma dobbiamo venderle alla gente normale, l'impiegato, cioè, perché allora lui non ne fa più solo un uso di show off, ma ne fa un uso reale in città. E se riusciamo a vendere, diciamo, una macchina a quel prezzo e poi affittare le batterie in modo che grosso modo spendiamo molto meno di quello che spende una macchina che gira per città, a benzina o a gasolio, perché nessuno sa. Sapete con quali rendimento, considerando tutto dall'inizio in cui si tira fuori il petrolio dalla terra, là a casa di Dio, infatti Dio stava da quelle parti, Gesù stava da quelle parti, ora voglio dire, e arrivare quindi considerando l'oleodotto, la nave, il raffinamento, poi parliamo di Modena, i camion che portano la benzina, poi le macchine che girano, che hanno un rendimento che quando va bene il 30% qualche volta, alla fine il rendimento globale è sotto il 5%. È pazzesco che la gente butti via queste cose. Ora, oggi incominciano a esserci dei sistemi per produrre energia elettrica e probabilmente anche sistemi per produrre idrogeno per le celle a combustibile, dove l'energia la si fa con la natura, con 1.000 sistemi. Non voglio entrare, sono 4 ore e io non ce la faccio, bisogna che mi muova. Allora, quindi, ecco, io sono qui con questo signore che è lì che si sta dando da fare con questi motori fatti in Cina, che mi devo levare il cappello, perché lui passa più tempo in Cina che qui, tra le altre cose. Però si sta dando da fare perché noi avevamo usato dei motori nelle due ruote posteriori, molto moderni, ma costosi. Addirittura sono motori che oggi vengono usati dall'esercito inglese, dalla puoi immaginare cosa costano, però allora era un prototipo. Invece adesso, se dovessimo fare quello che abbiamo detto, bisogna fare degli accordi e soprattutto vedere di utilizzare questi motori. Del resto molte cose oggi che costano meno vengono fatte in Cina. Purtroppo c'è una differenza di costo dell'orario del lavoro, è quello che è. Loro stanno venendo su e noi purtroppo dovremmo un po' andare giù, perché con i debiti che abbiamo fatto, bisognerà che ci abituiamo a essere meno ricchi.
ho detto meno ricchi, non ho detto poveri. Un momento molto difficile, spero che gli italiani lo capiscono. Comunque, io quando guardai il box, che aveva due motori, e dico bene... Quella da corsa. Quella da corsa aveva due motori. Quella da corsa, sì. Ma non andava dalla scopetata, eh? Era un 4x4 manovrista. È sterzante. E il boxer da città, invece, un motore, d'accordo, però era simpatico come era concepito, a me piaceva. Insomma, ho fatto qualcosa di diverso, ovviamente, non potevo fare una cosa così. Ma quello che fu, che mi stupì moltissimo, che avevo degli appunti vecchi come me qua. Era la cooperativa di amici che si è messa insieme e avete speso dei soldi, penso, anche, per farlo omologare, che poi avete tenuto l'omologa, se ricordo. Sei mezzi per omologarlo. Esatto, quando lei va con una macchina. Ma così. È solo in Italia, bisogna portare sei mezzi. La macchina che stiamo mettendo a punto, non so se ci riusciamo. Abbiamo bisogno di gente che ci aiuti con i soldi. Perché io mi sono comprato la macchina, ho speso dei soldi per metterla a posto, l'ho portata dove deve andare. Ho sempre fatto, adesso ho finito, non sono più un ingegnere come una volta. Quindi ho bisogno di. Abbiamo bisogno di trovare qualcuno che ci aiuti. Occorre anche un aiuto dalla politica, per dire. Degli sgravi a chi non inquina, a chi fa un veicolo che si inserisce meglio nella quotidianità. Vede, il problema grave della politica è che i politici che sono dedicati a tante cose che ci sono, economia, ricerca, sviluppo del lavoro, eccetera, vengono letti indipendentemente dalla loro cultura. Quindi magari chi è bravo nei ponti viene messo all'economia. Chi è bravo nell'economia viene messo, non so, per la raccolta dei rifiuti. Ed è umano capire che sta gente ha dei grossi problemi. Dipende molto se l'Italia saprà, pur rimanendo una nazione democratica, avere un cuore, così è più semplice, di politici che sappiano comandare. E dall'altra parte devono rinascere quegli industriali che abbiamo avuto dopo la guerra. Abbiamo avuto degli industriali, io ne nomino uno che conoscono tutto, Mattei, l'hanno fatto fuori addirittura da quello che si legge, ma altri, quello dell'Iris, insomma molti sono. Abbiamo avuto degli uomini, lei pensi che ce ne sono di quelli che sono addirittura considerati un esempio in America, in Russia, voglio dire, adesso forse non ci sono. Così come la politica è andata degradandosi, anche quello che la fascia, perché non è solo la politica che deve comandare, adesso stiamo parlando non di vetture elettriche, però, certo. Ma è anche chi comanda quelle che vengono definite le linee guida da parte del governo. Ci vogliono uomini che le sappiano accettare. Ora voglio dire, l'altro giorno ho sentito una polemica sugli stipendi, sono rimasto. Io in tutta la mia vita non potrei nemmeno arrivare a un decimo di soldi che ho preso di uno di quegli stipendi che ho letto sul giornale. Non so se siano veri, non mi interessa perché sono talmente grandi che non entrano nella mia testa. Io bisogna che la lasci. Lei se ne male? Sono posto. È contento? Sì, sono contentissimo. È stato molto gentile. Romolo poi ci teneva in un modo che San Feva venga a lavoro che ammazzerà. Allora sì. Romolo.